il lago incantato di Babbo Natale, buona la prima. Già tanti gli ospiti, soprattutto molisani, ma anche delle regioni limitrofe, che nel primo weekend di apertura hanno visitato il parco tematico natalizio sulle sponde del lago di Castel San Vincenzo. Un variegato cast di attori, ballerini, figuranti in costume, musicisti e tutti gli allestimenti tanto amati dai bambini e da chi per qualche ora si concede di tornare ad esserlo. Il trono di Babbo Natale, l'ufficio postale di Babbo Natale, il laboratorio degli elfi, solo per citarne alcuni, è il mix proposto dagli organizzatori dell'associazione Vivi Molise in grado di ricreare l'atmosfera e le suggestioni di quella che per tanti è la festa più bella dell'anno. Questo è un bellissimo posto e deve essere sviluppato, ci devono essere più iniziative di questo genere. Bravi! Bravi. Mia sorella no, è già venuta qui d'estate e le è piaciuto molto, ho detto vogliamo ritornare, siamo ritornate. Molto, molto carino, molto carino. Per i bimbi è l'ideale, un posto nel verde, in mezzo alle foglie, sul lago, un po' umido ma è bello, molto caratteristico. Sì, stupenda, molto molto bella. Va benissimo, va bene. È un'affluenza abbastanza, vedo che i bambini arrivano. Da Frosinone, primo giorno è andata benissimo, i bambini si sono divertiti, noi anche artisti siamo stati benissimo, il posto è meraviglioso, tutto a tema, consiglio a tutti di venire a fare almeno una passeggiata. Il mondo dell'arte, dello spettacolo è quello che riempie un po' non solo i cuori dei bambini, ma è quello che nutre lo spirito e l'anima delle persone, quindi le ho viste molto contente e con la voglia di ritornare a una vita normale e a viversi le belle cose della vita. Io sono Willy Wonka e questa è la mia fabbrica di cioccolato. Abbiamo appena iniziato e la gente ci viene a trovare, i bambini ci sorridono, poi giocano, guardano spettacoli, poi vanno sulla pista di pattinaggio e poi stanno con noi. Sì, nel Molise è la prima volta perché dalla Lapponia c'è un volo diretto che scende proprio qua in Isernia e ci siamo fermati quei due minuti per portare un po' di gioia e di colori del Natale. Mi raccomando, venite tutti! Sta piacendo, sono venuti ad oggi molti dalla Campania, nord della Puglia, molti molisani, e, diciamo un bel pubblico variegato di varie regioni limitrofe al Molise, quindi era quello l'obiettivo di cercare di far conoscere il posto e il Molise in sé per sé. I biglietti acquistabili sulla piattaforma internet Live Tickets, 10 euro il costo per gli adulti, che scende a 5 per i bambini da 1 metro al 1,40 di altezza, ingresso gratuito per i più piccini. Mi raccomando, venite tutti! Olga vi presenterà Babbo Natale, il mio fratellone buono e gentile che è venuto apposta per regalarvi un Natale speciale.